quindi quando è arrivata questa segnalazione anch'io un attimo mi sono guardata intorno, ho preso un po' di informazioni, ho cercato anche sul suggerimento del cittadino anche di informarmi presso i centri per consumatori e anche presso l'ufficio di radioprotezione della provincia, chiaramente radioprotezione provincia dà solo delle informazioni di tipo tecnico e abbiamo un po' discusso di cosa è, come funziona questa tecnologia. Adesso io non sono un tecnico, quindi io non mi metto a discutere adesso su che cosa lo porto. Ho chiesto anche poi a questo dottor Imbesi se voleva venire a fare una serata con Zolo, quindi mi ha risposto che comunque ci sono tanti momenti in cui c'è la possibilità di informarsi che verrebbe a dire cose riportate. Attualmente non esistono effettivamente degli studi indipendenti sul 5G, per cui si portano cose non ufficiali, diciamo, in questo senso, e quindi invitava comunque il nostro consiglio, visto che abbiamo detto cosa possiamo fare, a prendere un certo tipo di posizione. Io personalmente anche non voglio fare la caccia alle streghe, perché non ci sono importanti, ma in questo caso effettivamente vi siete poi tutti documentati, è arrivata la documentazione, avete visto anche dei video, avete sentito un po' parlare, insomma effettivamente queste onde sono sempre che siano molto scaldanti, non si sa bene su quali tipo di frequenze viaggino, quindi non ci sono ancora effettivamente degli studi. E allora sì, poi soprattutto sembra che il pericolo maggiore sia, non è tanto se ce l'hai sopra, ma se ce l'hai insomma vicino, sembra proprio che l'attenzione vada in questo senso, insomma, quindi io so che ho sentito anche un attimo il comune di ora, perché ha detto se organizziamo una serata forse è meglio farne una, no? Cioè, a volte è un giorno, magari non viene nessuno. Comunque mi hanno detto che probabilmente per la metà novembre stanno organizzando qualcosa ora, e quindi probabilmente lo comunichiamo e si può anche andare a sentire, insomma, così questa c'è un'informazione. Poi chiaramente sono arrivato anche una qualcosa appunto dal Consiglio di Trento, da una persona delle 5 Stelle, che mi trovo in privato queste cose, che chiede appunto di finanziare un contributo indipendente. Io so che anche la provincia di Bolzano, in questo modo, si sta muovendo, non so anche tempo ancora. Per cui noi abbiamo pensato, sono tutti d'accordo, di prendere una posizione del Consiglio, ho preparato una delibera molto, chiaramente quelli della provincia dicono che a Bronzolo, ma quando possiamo ipotizzare il momento in cui ci arriva questo 5G a Bronzolo, se dovesse arrivare, diciamo, prima di 5 anni non si vede niente, però insomma, diciamo che possiamo essere un po' usare delle misure cautelari e finché non si sa bene esattamente quali studi, ci sono studi più precisi e indipendenti, forse si apre una posizione se siete tutti d'accordo. E una delibera, adesso ho pensato un attimino, io vi leggo un attimo, è iniziata l'estrazione delle reti 5G e la integrazione di comunicazione. Considerato che alcune fonti sostengono che il 5G sia basato su microonde alla frequenza più elevata dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: una maggiore energia trasferita ai mezzi, in cui le radiofrequenze vengono assorbite, come ad esempio i tessuti umani, minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori a parità di potenza. Se ne abbiamo uno adesso, ne serviranno 10 dopo. Questo è stato detto anche dall'ufficio radioprotezione. No? Poi c'è questo documento sui rischi sanitari e ambientali, che è energetico, detto dello SHARE, che è un documento della Commissione europea. Cito un attimo anche quello che dice, giusto perché così sappiamo anche cosa. Diciamo il 5G, questo, cioè, poi c'è tutto il documento integrale, quello che è riportato sul 5G dice evidenzia criticità sconosciute sui problemi di salute e sicurezza. La polemica in merito ai danni causati dalle due tecnologie wireless, 2, 3, 4, 5, 4G, le tecnologie 5G sono molto meno studiate per ciò che concerne i loro effetti sull'uomo e sull'ambiente. Quindi se già sappiamo qualcosa sugli altri, che adesso si sa che benissimo non ci fanno, su questo ancora non c'è nulla. Come esposizione ai campi elettromagnetici possa influenzare l'uomo rimane controverso. Gli studi non hanno fornito prove chiare dell'impatto su mammiferi, uccelli o insetti. La mancanza di prove chiare per informare lo sviluppo delle linee guida sull'esposizione alla tecnologia 5G lascia aperte le possibilità di conseguenze biologiche non intenzionali. Adesso so che comunque l'Agenzia per l'Ambiente sta facendo comunque uno studio, però anche lì bisogna vedere sempre come sono poi portate avanti questi studi. Quindi citiamo questo anche in questa delibera.
Io l'ho messo questo dato qui, poi visto che spetta alla sindaca la responsabilità penale, civile e amministrativa di accertarsi nelle competenti sedi per le conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale, ritenuto poter condividere le perplessità espresse anche nell'interesse della comunità di Bronzolo, si propone di attuare ogni misura cautelare indispensabile a tutelare la salute dei cittadini nel caso in cui venisse applicata la tecnologia 5G e ne venisse verificata la pericolosità. Adesso io non so quanto poi avremo, però intanto prendiamo questa posizione, cioè finché non si sa esattamente che cos'è, i danni che può fare, noi diciamo sono qui no, cioè deve essere prima verificato tutto e poi si può votare. Perché bisogna anche dire che questo tipo di tecnologia ha anche degli effetti utili per la nostra società, però dobbiamo sempre pensare che tutte queste tecnologie devono essere al nostro servizio e non farci male, non vogliamo poi, e soprattutto non dovrebbero esserci interessi particolari dietro a queste tecnologie. Di adottare tecnologie sicure come quelle di a cavo, nonché ad assumere ogni misura e cautela volta a ridurre significativamente i potenziali pericoli per la salute pubblica, di applicare il principio di precauzione europeo, ovvero salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e protezione della salute umana, di riservare spazi liberi da radiofrequenze, soprattutto se destinati a bambini, come parchi, giochi, asili e scuole. Questa è... Sì, scusa, sì. Secondo me queste onde viaggiano da sì, quel sottotitolo. Come fai a riservare spazi liberi da radiofrequenza? Ci rivediamo che determinate zone dei quasi le scuole le mettono, certo. Io dico, può essere è una presa di posizione, poi io non so cosa è. Hai vedere le onde di viaggiare nei parchi. Non si può. Per male se ne abbiamo veramente bisogno. Vabbè, però intanto lo mettiamo, metti che ci arrivi in qualche modo, non possiamo fare nulla, cioè io lo lascerei dentro con. Perché poi queste cose un piccolo paletto che può dire attenzione, in quella zona lì non deve andare un'antenna apposta di piazzato lì davanti, che davanti c'è un asilo di porci. Cioè, che te la mettano. Chiaro che le onde come si viaggiano, ma se guardiamo sopra un Forteto cosa gira di aerei, guardando su Google, sole. Quindi quello può essere un piccolo palettino, nel senso. Sì, veramente un termine. Tipo? Per 5 anni intanto non so rifiuta questa tecnologia e poi magari fra 5 anni si sa come si hanno notizie più precise, cioè io non vorrei potrei. Sai che sì, perché se non secondo me non lo dico le prove. Così non è subito il tempo, dopo 5 anni. Magari non è verificata la pericolosa, diciamo di sì, cioè non so. No, dico talmente la stessa di magari più così. Così è sempre indeterminato. Così è no, e al massimo se ci riserva di più. È no definitivo questo. Allora dice qua ogni misura cautelare indispensabile a tutelare tutti i cittadini nel caso in cui venisse applicata la tecnologia 5G e venisse verificata la pericolosità. Cioè, se io vedo anche fra 10 anni che è pericoloso, spero che non venga applicata. No, come poi di riservare spazi liberi vuol dire che dalle altre parti si può fare. No, nel caso in cui venisse applicata la tecnologia 5G, lo leviamo. Lo leviamo, cioè una cosa è in contrasto con quell'altra. Lo leviamo? Se diciamo di no, diciamo di no per tutto. Ma vera che c'è lo tiriamo via, allora facciamo solo il tre. Non si mette, basta. Togliamo il punto numero 4, di riservare spazi liberi, cioè, è come dire, abbiamo detto no, ma quindi è anche lì, perché poi non si fa. Ok. Bene, allora metto in approvazione la delibera con queste modifiche. Chi è a favore? Come? Che mi posso dire? Dai, c'è cioè, almeno io ho utilizzato in una maniera. Una volta che ho fatto una cosa, tutti sono. Tutti questo, ok,
Bene, grazie. Allora,